Eccoci qua, ben ritrovati a Una Finestra sul Mondo, prima puntata del 2022. Siamo tornati dopo 2 settimane di pausa, speriamo di esservi mancati un po', ma adesso siamo tornati, insomma, quindi continuiamo il nostro viaggio insieme e oggi, insomma, cominciamo subito con un argomento, insomma, degli ultimi giorni, perché infatti è da poco che sono partiti in tutta Italia i saldi invernali e pensate che 4 italiani su 10 ne hanno già approfittato. Il budget medio è di circa 150 euro a persona, quindi insomma un budget molto, insomma, sostanzioso. Ma tra gli articoli, insomma, più acquistati, al primo posto della classifica ci sono le scarpe, mentre al secondo troviamo prodotti di maglieria e al terzo magliette e intimo. Ma comunque in un'epoca dove si acquista sempre di più sul web, i saldi però rimangono qualcosa di legato ai negozi fisici. Infatti il 31% degli acquisti è in negozi brandizzati, il 26% nei negozi indipendenti e il 22% negli outlet. Quindi è qualcosa che rimane, insomma, si va in negozio per approfittare del saldo, non su internet. Una domanda però sorge spontanea. I negozi fisici continueranno a esistere? Perché sappiamo benissimo che, soprattutto negli ultimi 2 anni, no, segnati dalla pandemia, il mercato online è cresciuto esponenzialmente, a scapito ovviamente dei negozi, i quali hanno avuto parecchie difficoltà a causa delle restrizioni. I negozi purtroppo sono da anni, in difficoltà anche per la presenza dei centri commerciali che portano via dei potenziali clienti. Inoltre siamo in un periodo di crisi, è inutile star lì, è così. E portare avanti un'attività in proprio non è semplice. Già solo pensare ad acquistare o affittare i locali ha già un costo. Bisogna poi aggiungere le bollette e le tasse da pagare tutti i mesi. Insomma, con l'e-commerce invece c'è un risparmio maggiore e si aumenta anche il bacino dei clienti. Infatti, chiunque in qualsiasi momento può acquistare qualsiasi cosa e questa è una grande fortuna. Basta avere soltanto un dispositivo collegato a internet. Però, diciamocelo, il negozio fisico ha ancora i suoi vantaggi. È senza dubbio così, si può vedere, si può provare sul momento i prodotti desiderati e poi avviene anche un dialogo, no, fondamentale tra l'acquirente e il cliente. Tutto questo non avviene sul web. E poi, dunque, secondo me, queste due realtà, sebbene siano differenti, possono contemporaneamente esistere. E vabbè, inizio anno sono partiti i saldi, ma abbiamo festeggiato anche un anniversario molto importante. E io non so se vi ricordate di questo. Questo è un convertitore in euro. Proprio all'inizio, il 1 gennaio del 2022, come sappiamo, del 2002, scusate, è entrato in vigore l'euro e tutti avevano bisogno, no, di questo aggeggino per mettere, insomma, fare il calcolo dalla lira all'euro. E adesso abbiamo appena festeggiato l'anniversario e diciamo due parole. Beh, innanzitutto è stato un cambiamento epocale. Pensate che l'euro è stata la prima moneta unica e nel 2002 era in 12 paesi europei. A distanza di 20 anni, beh, insomma, dobbiamo capire anche. Cerchiamo di fare un bilancio, ha portato dei benefici oppure no? Bene, abbiamo fatto queste domande al mercato di Rivarolo e vediamo un po' che cosa ci hanno risposto. Ha già approfittato dei saldi e se sì, che cosa ha comprato? Sì, ho approfittato abbigliamento. A vico lungo, boh. Perfetto. All'outlet. Ecco. No, non ho ancora approfittato e non ho comprato ancora niente, perché aspetto come tutti i comuni mortali lo stipendio. Sì, ho già approfittato, mi sono comprato un cappotto. No, non ho assolutamente approfittato dei saldi e quindi. Perché non vado per saldi io. Io compro al momento, quando c'è la necessità non seguo i saldi. Bah, io i saldi le seguo, però quando mi serve la roba lo compro, non è che sto guardando tanto. Preferisci acquistare in un negozio fisico oppure sul web? No, online proprio niente. Adoro il mercato.
e mi piacciono anche i negozi, ma online no, perché sono un po' contro, mi piace più interagire con le persone. No, online no, non mi piace, perché io voglio vedere la roba, capito, toccare con mano. Acquisto sia sui negozi fisici che anche qualche volta anche online. No, sul web non sono capace. Cioè, non sono capace perché, insomma, ho 76 anni, a un certo punto uno dice segue le abitudini, te capimi cosa voglio dire? Non, le novità sono sempre una cosa che puoi, diciamo, prendere delle cantonate, te capimi? Invece così... Io ho 50 anni che faccio questo mestiere sul mercato e compro dagli amici, te capimi? No, nei negozi, perché vedo le cose. E poi c'è sempre contatto con la persona e tutto quanto, c'è un pochettino più di dialogo, in poche parole. Su internet è una cosa che vedi, se ti piace la prendi, basta, finita lì. Quando va a fare la spesa, fa attenzione agli sconti, ai prezzi per risparmiare? Sì, tengo conto dei prezzi, anche della qualità della roba che compro, soprattutto gli alimentari. Che volta sì, ma ripeto, io faccio solo acquisti per necessità, non acquisti così, cioè non mi faccio attirare dalle occasioni. Non... E poi è una rarità, è un'eccezione oggi che sono al mercato, frequento poco. Ah, guarda, io stamattina mia moglie mi ha incaricato a comprare la roba, più o meno i prezzi sono tutti uguali qua al mercato. Al supermercato è più basso, non lo so, la qualità, qui la roba è più fresca secondo me, poi... Soprattutto... Si guarda le cose, quanto costano, se ne vale la pena, se sono belle. Certo, certo. Secondo lei in futuro continueranno a esistere i banchi al mercato, i negozi o saranno sostituiti dal commercio online? Me lo auguro perché c'è la necessità, se no tutte queste persone non avrebbero un futuro, quindi io me lo auguro di sì, è anche un modo per socializzare, adesso c'è il problema della pandemia che certo ci restringe molto, però secondo me me lo auguro di sì. Ora il mercato è più caro dei supermercati. Non so il perché diciamo così che uno deve magari partire da Torino e venire qua, è un costo, autostrada, benzina e compagnia bella. Poi il prateatico è molto caro e diciamo così che noi lavoriamo 2 ore al giorno. Gli altri lavorano 8 ore, siamo penalizzati in questo campo, insomma. Poi al mercato verranno sempre la gente, perché il Dio Sole, e poi si fermano a chiacchierare, trovano l'amico, e invece al supermercato sono tesi come le luci, le abbaglia un po' la gente. Ma no, continueranno, specie nei paesini. Si spera, perché se va su un modernamento, se va tutto su online, adesso poi con quel famoso programma che stanno tirando fuori, non so, di Facebook, quella cosa che metteranno tutto tramite online, sarà una cosa molto diversa. No, in teoria secondo me andrà su online, ma io spero che il mercato... ci sia ancora, che purtroppo finirà così. Mi auguro di no, perché io online non mi fido, io voglio andare a comprare dove i negozi che conosco, anche i banchi dal mercato dove conosco. Il 1 gennaio del 2002 è entrato in vigore l'euro, abbiamo festeggiato i 20 anni appunto a inizio anno. Secondo lei l'euro ha portato dei benefici oppure no? Ma se stiamo morendo di fame, scusa, come fai a dire che benefici? Te devi capire una cosa, che quando vendi una cosa cinese, una cosa
diciamo giapponese, quella gente lì prima di venire in Italia passano 10-15 anni, te capimi cosa voglio dire? Tu gli dai la moneta a loro, poi per riprenderla devono venire a vedere il Colosseo, te capimi? No, perché noi non abbiamo niente da esportare, siamo più cari, che certo che la qualità è migliore, però tante volte uno non ci fa caso, perché io ti dico una cosa, in primavera la gente compra una cosa, spende poco, tanto dice mi dura 3 mesi e poi lo butto anche via, te capimi? Invece se compri una cosa lo devi tenere per 3 o 4 o 5 anni, sempre la stessa cosa, non è una cosa, insomma la gente, io sento che si lamentano che i prezzi sono troppo alti, la roba bella, e troppo bassi la roba scadente, e così se vendi roba scadente non guadagni, se vendi roba bella la gente forse non ha neanche la moneta per comprarla. Solo un beneficio ha portato, quando giri l'Europa abbiamo tutti gli stessi soldi, ma a livello economico a noi è costato tutto il doppio. No, perché i prezzi sono aumentati, gli stipendi sono rimasti come erano. Si stava meglio con la lira, garantito. No, non ha certo portato benefici ai ceti medio-bassi, assolutamente. Ha portato benefici a chi era già, diciamo, a un livello sociale ed economico-finanziario elevato. Per loro senz'altro, per noi, per i dipendenti, per i lavoratori dipendenti, per i pensionati, assolutamente no, perché il potere di acquisto si è dimezzato. Allora, la maggior parte degli intervistati sta approfittando in questi giorni di fare acquisti in vista dei saldi. E tutti però preferiscono acquistare nei negozi fisici, soprattutto prodotti di abbigliamento. Il web comunque rimane un valido mezzo per acquistare, ci mancherebbe. E le persone poi fanno molta attenzione ai prezzi e agli sconti quando vanno a fare la spesa, ovviamente, per cercare di risparmiare un po' quanto è possibile, ovviamente. Si spera anche che i negozi e i banchi del mercato continuino a esserci, perché sono importanti, diciamocelo, per la socializzazione, soprattutto in un periodo difficile come questo, in periodo di pandemia. Per quanto riguarda l'euro, sono tutti d'accordo sul fatto che non abbia portato alla fine dei benefici, anzi un impoverimento generale. Però diciamolo, comunque è una grande comodità girare in tutta Europa e avere una moneta unica. Comunque, ognuno ha la propria idea. Bene. Concludiamo con questa prima puntata del 2022 con una frase di Fabio Fazio, che ovviamente tutti noi conosciamo, e che a proposito dei saldi si pone questa domanda. Cosa c'è di più cinico dei saldi, che ti vendono a metà prezzo quello che 2 giorni prima hai pagato il doppio? A voi la risposta. Grazie per averci seguito e alla prossima. Ciao!